Bella raga, siamo arrivati all'Ostia Comics. Benvenuti in Kiwi. E ora andiamo un po' a rompere le palle a sti ragazzetti. Bella raga, che è stata qua? Come vi chiamate, ragazzi? Come? Ansia? Ansia, che come vi deve dire, ragazzi? Allora, io sono Reia Yanami, da e una? Fate vedere, te sei una? Yandere. Ok, di che? Quale anno? Ok, tu invece sei? Tu sei? Ok, che cosa fate? Bravi! Cosa pensi di questa rivoluzione? Sono molto sorpreso dalla gente che c'è stata oggi al nostro evento. E mi fa piacere, se quello ho fatto un caldo buono, giusto quello. Immagino che sì, sono un po' fatto un caldo. Voglio stare nel bagno. Beh, giustamente sì, perché comunque con colpa del Covid c'è stato il capino e tutti non vedono l'ora di fare cosplay in un modo o nell'altro. E farla a casa da solo è un po' finito, è meglio condividere la prova a quello degli altri. Infatti sì, è un po' di mamma mia, peccato. E va bene, è stato un piacere, buona fiera. Venite a voi. Basta. Non vedo nulla. E siamo qui con... Alice. Alice, come ti sei vestita? Da Mary di Kakegurui. Brava, pure io c'ho un po' di personaggi di Kakegurui. Però ora no, questo caldo meglio di loro. Cosa ne pensi di questa prima edizione di Ostia Comics? Deve essere una prima edizione veramente carina, mi piace. Certo, un piccolino magari non c'è da studiare, però per essere la prima città. Di dove sei? Sono di Roma. Di Roma, brava. Quanti anni hai? 18. 18, ok. E altri personaggi che fai? Faccio Nezuko, faccio anche Mina di My Hero Academia. E anche leggere per l'Accademia. Diciamo che è un profilo TikTok abbastanza conosciuto. Ah, ci stai su TikTok? Come ti chiami su TikTok? Alix Boss. Come? Alix Boss. Alix Boss, ma pubblichi regolarmente o una volta? No, regolarmente. Beh, allora seguitela Alix Boss. Va bene, grazie mille cara. Ciao! Come ti chiami? Andrea. Sei in veste Captain di Rainbow Six Siege. E voglio il segno della croce. Non vuoi fare i due panni. Come ti paghi questa presentazione? Dopo due anni di attesa, come questo è meraviglioso. No, io poi alla fine... Roba. E come dice qualunque piegato, fa prova, prendiamo tutto e via. Esatto, basta che ci si diverte, si sta in compagnia. Infatti con le prime edizioni vedo molte persone, molta affluenza, sarà la stessa da cosplay. Esattamente, anche perché anzi niente scuola, niente preoccupazioni. Sì, è arrivata una povera alla povera cosa. L'unica cosa è il suo caso, si giovi indietro ha fatto pensare. Però ci sta bene, oggi ho scambiato la fortuna, tutti si è vestito così, ho detto segno della croce, dove stare nelle panni, e mamma mia. Vieni qua, vieni. Allora, come ti chiami? Valeria. Ciao, Chiara. Ok, e cosa fate? Come? Tangaromba? Tangaromba, non lo conosco. Ma mi sa che li ho visti un sacco di volte su TikTok. Non l'ho mai visto questo anche, va bene, devo recuperarne un bel po'. E quindi come si chiama il tuo personaggio? Tu? Pure tu dello stessa famiglia, diciamo, stesso anime. Come? Tu conosci, ma tu invece? Io sono me stessa. Tu sei tu stessa, ma i capelli sono tuoi, davvero una parrucca. Sì, una parrucca. Guarda, ma che cazzo stai a dire?
Quindi tu diciamo, sei cosplayer H24, usi come stile di vita. Cosa ne pensate di questa prima edizione della Ortea Comics? Sì, mi mancava andare a vedere quindi dai, grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima e ricordatevi di seguire il Kiwi. E siamo con Vega. Come, scusa? Vega. Vega, ma sei il parente di Wolverine per caso? No. Che vede gli altri? Più guappa e più destra. Io me ne andrei. Ah, è di Street Fighter, sei di Street Fighter. Sei mai qualche mossa? Dai, facci vedere qualche mossa, dai. Ma io qualche mossa. Fai qualche mossa. Fai qualche mossa. Dai, quanti anni hai? 49. Quanto? 49. Ah, vedi, ti porti proprio bene, bravo, bravo. Di dove sei? Roma. Di Roma, dai, dai. Ma prima, cosa ne pensi di questa prima edizione? Vega, schermo verde dietro, senza stecca. Cioè, veramente? Immagino che non è la prima volta che frequenti Fiere Coppi. Oh, mi sei stesso. Non lo so che scrivere. Guarda che ha scritto, Diego. No, guarda che ha scritto! Ok, grazie mille caro. E siamo qui a un altro banco di Ostia Comics. Siamo con Aurora. Come, scusa? Alessandro. Alessandro, il banco come si chiama? Esatto. Ma senta, ma ste cose le fate voi e comprate? Fammi capire un po'. Allora, noi facciamo riciclo creativo, quindi per la maggior parte delle cose diciamo andiamo in giro a trovare cose abbandonate e le assembliamo insieme, le dividiamo, davanti c'è tutta la parte dei diorami e questo invece è il gioiellame, pezzi di giocattoli rotti, di bambole. Quindi diciamo fate un po' i zingari, andate un po' a piacere cosa. Hai capito? Ma no, da monnezza, sì, no, sì. No. Ah! Mercatini! Diciamo no. Diciamo non monnezze, diciamo, va dai. Però dai, l'importante è che, ma quindi fate il risultato. L'importante è il risultato. L'importante è quello. Che esco. Comunque bella roba, mi vedo che è stata bella roba fate. Grazie mille. E quindi stavate, da quanto tempo ci avete sto banco? Da un paio d'anni abbiamo iniziato a vendere, però in realtà è una vita che le facciamo, solo che abbiamo iniziato a farle uscire dalle stanze da un paio d'anni. Ah, prima voi facevate, vi riempivate la stanza? Infatti sì, camera mia, la camera sua è piena di cose. Quando è diventata troppa hai detto basta, vendiamo tutto. Esattamente così. Ho capito. Però dai, hai visto, il riciclo, riutilizzando le cose possono uscire anche cose decenti, cose belle, insomma. Un sacco di gente sa che facciamo queste cose. Ah, devi buttare un sacco di cose a casa, non da garage, non servire questo, magari so, basi di legno, qualsiasi cosa che pezzi rotti. Perché infatti vedo pure pezzi di bambole, pezzi di cose. La fantasia, fate aggiustate un po', sistemate, fate cose carine, invece io bella proprio. E dai, cosa ne pensate di questa prima edizione di Ostia Comics? Avete partecipato anche ad altre fiere? Solo mercatini e festival, però niente di più. Ah, ok, però diamo, vi ha dato una buona impressione questa. Ci tornerete, diciamo, dai. Non vedevamo l'ora che riaprissero le porte. Vabbù, dai, l'importante è questo. Dai, buon lavoro ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao cari! Allora ragazzi, non abbandoniamo gli animali. Fate tutti come fanno le nostre amiche che si porta un cagnolino al guinzaglio. È vero? Abbaia! Brava! Non si abbandonano gli animali, piuttosto portateli insieme. Ok? Siamo con? Perfetto, io ce l'ho. Ok,
come scusa? No. Ok. Ok, perfetto. Ok, mi si chiama Fida, come si chiama? Fida. Ok, brava Fida, brava. Però gli hai portato il profumo. Brava. Cosa ne pensate? Di questa prima fiera di Octacon? Molto figa. Sì. Non c'è che dire. E se ne stanno portando a pensare? Sì. Sì. Basta che non fai la pupù in giro, eh? No, caso mai conosci lei, non conosci lei. Ah, ok, ok, no. Perfetto, perfetto. Quanti anni c'hai? No, c'era questo. 15. Dai, c'era questo. Esattamente. Ci vediamo dopo, ragazze. Grazie mille. E continuiamo a dare fastidio ad alcuni cosplayer e fai qualche domanda. Sì, raga, come scusa? Ah, non si sente. Come? Will. Martina, brava ragazzi. Allora, cosa ne pensate di questa prima edizione di Ossia Cosplay? Carina, sai carina che portiamo al paese mio? No, è un paese di caldo, però è l'impressione, non c'è ben fare, è l'impressione. Tu cosa ne pensi? Fa troppo caldo, è un ombrellone, cioè, però c'è il targazzino. Tu invece cosa ne pensi? Sì? Bello, troppo caldo. Diciamo il calore è quello che accomuna un po' tutti. Come scusa? Se facessi una tanto sarebbe. Eh beh certo, e te credo. Hai fatto già altri cosplay oltre a questi che state portando? Sì. Bipo? Bipo? Sono sei tu? Non me li ricordo. Come ti ricordi? Non me li ricordo. Quanti ce n'hai? 2000 ce n'hai? No, no, no. No. Oh, e dillo che ti vergogni, un sì. Come un po', perché un po'? Sì, e non c'è il motivo per vergognare. No, sì, non te devi vergognare. Tu invece hai fatto altri costi. Tipo? Cioè, ma l'Accademia ultimamente sta andando forte, effettivamente, dai. Sì. Ok ragazzi, e siamo con Luca Leoni, Komorebi Ramen Bar. Che cosa? Komorebi Ramen Bar, qua facciamo ramen, involtini, polpettine, ravioli, bao, abbiamo aperto un piccolo street food qua ad Ostia a marzo. Diciamo che quando entri dentro magari entri proprio dentro un fumetto, ci divertiamo. Dai, dai, bello, bello, fammi vedere. Ambedio. E qui da quanto tempo avete aperto? A marzo di quest'anno è nuovo. Poi noi abbiamo anche un ristorante di sushi, là facciamo il ristorante alla carta, proprio il Komorebi ad Ostia, sicuramente lo conoscono in molti ringraziando il cielo. E adesso abbiamo aperto questo piccolo studio. E l'avete aperto a marzo, quindi proprio in piena crisi, sì, di tu, ma sei un folle. Sì, noi così siamo, noi prendiamo, quando abbiamo un briciolo di possibilità apriamo, ci divertiamo. Lavoriamo da mattina alle 8 fino alle 2 di notte, tutto il giorno. Ma anche i fanno i cinesi fanno. Ma che ci frega dei cinesi qua? Guarda, aspetta, posso far vedere, guarda, l'ho terminata. Però qua abbiamo proprio una magliettina, ragazzini in parte cinturale, perché qua vogliamo essere un po' educati, Giappone made in Italy, proprio i cinesi qua, a Via Polinesia 20 ragazzi, non si arriva. Via Polinesia 20? Vabbè, lo vedrete qua da qualche parte scritto nel video. Grazie mille. E ci vediamo alla prossima, quindi ragazzi, buon lavoro. Oh, aspetta un attimo, ma come, però devi dire la verità. È buono. Allora, è buono, ragazzi, io non mi esprimo, vi aspetto al locale, giudicherete voi. E poi dite voi, andate qua, andate a Via Polinesia 20 e poi scrivete nei commenti che se non è buono, sì. Mi hai riempito delle recensioni negative, sono proprio trasparente. Però ne dubito sia una cosa bella, buona, diciamo. Ringraziando il cielo abbiamo molta fama, se così si può chiamare. Ah, quindi già c'avete, sì, una cosa, sì, allora stiamo a posto. Abbiamo raga. Un bello story. Avete un bello.
È la prima volta che venite in fiere o andate anche a fiere? Sì, è la prima volta perché diciamo che con il sushi abbiamo un ristorante abbastanza elegante, abbastanza formale, non stiamo andando nelle fiere, però adesso avendo questo street food diciamo siamo molto più smart di prima, adesso stiamo ambientando un po' in questo mondo. Ok, ok, dai, allora buon lavoro. Grazie, e ci vediamo in via Polinese a 20. Ciao ragazzi! Siamo arrivati alla fine di questo video dell'Ostia Comics e vuoi dire qualcosa? Sei sudato? Sì. No, perché no, questo è il mio fotografo. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare tutte le cose che dovete fare, ma non fate. Fatelo adesso, fatelo vedere, okay. Amici, almeno per pietà di Tama Pasqua. Guardate il futuro di Tama Pasqua. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima fiera. Forse Romics, forse Dio. Già famo a far Romics. Sì, io non voglio che sta scherzando. Dai, facciamo corna perché... Dai, allora ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao belli! Ciao!